e benvenuti in un nuovo video. Manco da quasi un mese qui su YouTube, ma è stato un periodo un po' particolare e a tal proposito voglio ringraziare tutte quelle che mi hanno scritto in privato per sapere come stavo. In realtà sto bene, però a volte mi capita di avere questi periodi in cui sono un po' più stanca, in cui ho bisogno magari di staccare un attimo la spina anche da YouTube, che non è un lavoro per me. Ma passo dei periodi in cui ho bisogno di staccare un attimo, anche perché, come vi dicevo, ho passato un periodo in cui ero stanca fisicamente, anche se non facevo grandi cose, avevo proprio questa stanchezza, al che ho fatto degli esami del sangue e risultata una leggera anemia, quindi niente di trascendentale, però appunto questa anemia mi dava sempre spossatezza, stanchezza. E quindi ho cominciato una cura a base di ferro, adesso comunque sto riprendendo le mie energie e non vedevo l'ora di filmare un nuovo video. A tal proposito, prima di iniziare il video, scusate se faccio questa parentesi, ma ci tengo particolarmente. A proposito appunto di fare degli esami, di avere magari dei sintomi particolari, come può essere soltanto un po' di stanchezza o che sia mal di testa, mi voglio allacciare un attimo a un discorso che sta prendendo un sacco piede ultimamente. Anche su YouTube e su Instagram ci sono un sacco di persone su YouTube e su Instagram con un grande seguito che promuovono degli integratori. Integratori che possono aiutare appunto per la stanchezza, mal di testa, per chi fa attività fisica, addirittura per perdere peso. Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, con cui mi sono confrontata anche con altre amiche. Anche Martina aveva fatto una storia su Instagram che poi ho ricondiviso, dove appunto affrontava questo argomento, ma anche Francesca, sempre su Instagram, ha affrontato questo discorso. È un argomento che mi sta a cuore perché purtroppo a me dà fastidio vedere queste persone che lucrano sulla salute di altre persone. Cosa voglio dire? Se avete qualche malessere fisico piuttosto che problemi di peso, vi consiglio di andare dal vostro medico, di fare delle analisi, di capire qual è la problematica che vi causa questo malessere. Perché queste persone pubblicizzano questi integratori dicendo che erano stanche, adesso stanno meglio, addirittura fa passare il mal di testa. C'è chi lo usa dopo l'attività sportiva o addirittura vi consigliano degli integratori per dimagrire. Allora, ripeto, queste persone non sono nutrizioniste, non sono medici, sono persone che guadagnano vendendo questi prodotti, perché appunto promuovono questi prodotti su YouTube o su Instagram e non sanno a chi si stanno rivolgendo, nel senso che magari dall'altra parte ci sono persone come me, consapevoli che stanno dicendo cose sbagliate, stanno suggerendo dei prodotti che andrebbero magari suggeriti dopo un'analisi più completa. Ma ci possono essere ragazzine giovani che si fanno influenzare o persone più deboli che magari in un momento di sconforto le provano tutte, quindi si affidano a queste persone che magari seguono dei corsi da parte delle aziende per promuovere questi prodotti, ma ripeto, non sono né medici, né nutrizionisti, né dietologi. Quindi il messaggio che vi voglio far arrivare è quello di stare attenti a chi vi suggerisce queste cose, di fare delle analisi, di andare da un medico se avete dei disturbi, dei problemi, qualsiasi cosa, e poi capire come proseguire per migliorare. Perché queste persone, quando promuovono questi prodotti, non vi chiedono le analisi del sangue, non vi fanno un'analisi loro per capire da dove viene il problema. Magari assumendo quell'integratore può essere che il problema si tamponi, che magari posso anche passare un mal di testa, io non lo so, non li ho mai provati e non li voglio neanche provare, ma non va a curare la causa, quindi bisogna capire da cosa è causato un mal di testa, da cosa è causato la stanchezza. Ripeto, io mi sentivo particolarmente stanca e ho scoperto di avere dei valori bassi nel sangue e questo mi provocava certi problemi, quindi
Il mio medico mi ha prescritto una cura specifica per il mio problema. Quindi magari voi andate a prendere questi integratori, assumete delle sostanze che magari non sono tollerate neanche dal vostro fisico, magari siete allergici a qualcosa e invece che risolvere il problema magari ne causate un altro. Questo è in pratica il messaggio che vi volevo dare perché è una cosa che mi sta a cuore. Perché anche chi ci dice che assumendo certi prodotti ha perso dei chili, ma ragazzi, soprattutto nelle diete, bisogna stare molto attenti. Io ho fatto diverse diete, quando ero ragazzina, piuttosto che dopo le gravidanze, ma sempre seguite da nutrizionisti, da persone che, volevano vedere prima di tutto delle analisi, volevano capire come il mio corpo, cosa doveva assumere il mio corpo per poter ridurre il peso e non in una settimana, 10 giorni, un mese, ma magari nell'arco di un anno, poi dipende da quanti chili uno deve perdere, perché comunque il corpo si deve anche abituare, no? A questo restringimento, anche la pelle, cioè sono tutte cose che vanno viste da un medico. E come dicevo prima, in un pubblico così vasto come quello di YouTube, che può guardare il tuo video, che si è iscritto, no, al tuo canale, potrebbero esserci persone con disturbi alimentari che si fanno coinvolgere, sperando nel miracolo di un integratore. Quindi, pensare di dimagrire con un integratore, per me è una cosa veramente inammissibile. È un conto essere su YouTube a consigliarvi un rossetto, un fondotinta, una palette di ombretti che se non vi va bene, non vi piace perché su di voi non performa come performa su di me, che ve l'ho consigliata, avete buttato via dei soldi, però finisce lì. Ma consigliare dei prodotti che possono creare dei problemi di salute è ben diverso. Quindi state molto attenti a quello che vi viene proposto perché ne va della vostra salute. E qui chiudo questa polemica che però spero sia costruttiva. So che non c'entra particolarmente con il video che volevo proporvi oggi perché sarà un video degli ultimi acquisti che ho fatto in questo mio mese di assenza. Però, appunto, riallacciandomi a come sono stata in questo periodo in cui ero assente, ho colto l'occasione per parlarvi anche di questo argomento. Quindi spero di non avervi annoiato e vado avanti con l'argomento principale di questo video. Ho fatto qualche ordine qua e là, da Sephora, Pinalli, su Amazon e vi volevo far vedere appunto cosa ho portato a casa. Ma ho fatto un altro ordine sul sito di Indash, volevo acquistare la palette perché mi ispirava un sacco, perché secondo me sono dei pigmenti, una palette di pigmenti innovativa, diversa dalle solite palette, ma ho avuto un problema. Infatti non sarà qua in questo video la palette, ma non so neanche se sarà mai in un altro video perché sono ancora in fase di dialogo con DHL, perché quando è uscita questa palette ho visto diversi video di altri youtuber che avevano acquistato questa palette che si acquista direttamente sul sito di Indash che viene dagli Emirati Arabi. Ho chiesto un po' in giro e guardando anche dei video, non tutti perché sennò probabilmente non avrei mai fatto l'ordine. Però ho guardato alcuni video dove dicevano non c'è rischio dogana, non c'è rischio dogana, ho detto beh, mi fido. Quindi faccio l'ordine direttamente sul sito, mi arriva la mail il giorno dopo che era stato spedito e dopo 2 o 3 giorni al massimo, e nel tracking risulta che a Bologna, ho detto cavoli, è fatto prestissimo dagli Emirati Arabi ad arrivare in Italia, è stata una spedizione lampo. Il problema è che sì, è arrivato a Bologna e lì si è fermato, perché? Perché appunto mi è arrivata la mail da DHL dicendo che avrei dovuto spendere 30 euro più IVA per un controllo sanitario, più diciamo l'IVA per la dogana. Quindi in sostanza erano 50 euro. Siccome la palette comunque costa, in totale avevo speso 85 dollari, che sono all'incirca 73 euro, di spenderne altri 50 mi rompeva le scatole e soprattutto mi sono incavolata perché ho detto ma perché hanno detto che non c'è la dogana? Cioè, forse non è capitato a loro, ma dire in un video non c'è rischio dogana, cioè bisogna essere prima informate, prima di dare certe informazioni. Quindi, incavolata nera, comincio a scrivere a DHL, anzi,
Veramente ho scritto sul sito di Indash perché avevo capito che non c'era dogana, quindi ho chiesto se mi poteva essere rimborsata. Ne ho scritte due di mail a Indash, tuttora non mi hanno risposto, mai, non mi hanno mai risposto alla mail. Quindi direi che il customer service è piuttosto scadente perché io non so quanti ordini abbiano ricevuto, però da qua a un mese non aver ancora ricevuto una risposta non mi pare sia un'azienda seria o comunque non aiuta il cliente, mentre DHL invece sono super efficienti, nel senso che ho anche chiamato un paio di volte, ho sempre avuto a che fare con persone gentilissime che mi hanno detto: guarda, apriamo una pratica interna cercando di contattare l'azienda e vediamo cosa ci risponde. Ogni tanto mi scrivono e sto ancora aspettando, quindi magari poi vi aggiornerò su cosa succederà, ma probabilmente se non risponde manderò indietro la palette e cercherò di essere risarcita. Mi dispiace perché avrei voluto provare questa palette proprio per questi pigmenti pressati che sono un po' diversi dalle solite palette. Voi l'avrete vista in qualche video, una palette un po' particolare, però sinceramente, avendone già spesi più di 70 di euro per questa palette, spenderne altri 50 un po' mi rompe le scatole. Procediamo quindi con i prodotti che ho acquistato. Partiamo da un acquisto che ho fatto direttamente in negozio da Douglas. Ero in giro per altri acquisti, sono entrata e siccome c'era il 20% su Smashbox, ne ho approfittato per acquistare l'Alo, che tra l'altro me l'avete nominato spesso sotto i commenti. Non era mia intenzione acquistarlo, poi dopo ho visto appunto che era scontato del 20% e ho voluto approfittare. Io ce l'ho nella colorazione light. Ovviamente questi prodotti che ho acquistato io li ho già utilizzati, sapete che io non riesco a aspettare, quando arrivano le cose io devo subito provare. La colorazione è questa, che per me è perfetta. Io l'ho provato, mi piace come prodotto, ma adesso vi faccio soltanto vedere gli acquisti, ma vi parlerò dei vari prodotti magari in un video apposito. Fatemi sapere tra l'altro fra questi acquisti cosa vi interessa di più, ma sulle basi leggere per l'estate, che sono appunto questa, quella di Nabla, un'altra che dopo vi farò vedere, voglio fare un video in merito per parlarvi appunto di questa categoria di prodotti. Comunque è leggermente giallino, ma sapete che a me piacciono i colori più caldi sul viso, però ha un finish luminoso e è molto carino. Comunque riprenderemo il discorso in un'altra sede. Insieme all'Alo era da tanto che volevo provare un blush cremoso di Honest Beauty che li aveva nominati Martina in un video e ne ho approfittato. E questo si chiama Rose Pink e il colore è questo qua. Adesso magari ve lo swatcho. Lo indosso anche oggi, anche se al di sopra ho messo anche un altro blush che vi faccio vedere dopo. Vi faccio vedere il colore. Ultimamente sono un po' fissata con i prodotti in crema. Vedete che questo bellissimo colore rosato, ma non, diciamo che è un colore molto naturale, un rosa che comunque sì, dà un aspetto naturale come di guance arrossate, ecco, è molto carino. Vi dicevo che ultimamente sono un po' in fissa con i prodotti cremosi. Mi trovo benissimo a fare contouring, a usare blush, illuminanti, liquidi, perché d'estate mi piace questa base luminosa come se fosse naturalmente così. Diciamo che i prodotti in crema, anche su pelli più mature, danno questa freschezza, come se aveste fatto una bella skincare e foste al naturale così. Si fondono sulla pelle, lasciano appunto questo effetto naturale, mentre le polveri che magari sono un po' più opache, su una pelle più matura tendono un po' a segnare. Dipende dai prodotti, perché sapete che ci sono polveri che io adoro, come quelle di Nabla, By Terry, quelle di Dior,
non segnano, però diciamo che questo effetto più luminoso lo preferisco in questo momento. Ogni tanto si va a momenti in cui preferiamo determinati prodotti, adesso sono in questo mood dove applico più che altro prodotti in crema. Ma l'avete visto anche negli ultimi video dove utilizzo gli stick di neve piuttosto che l'Hollywood Flawless Filter come illuminante. Insomma, basi molto naturali e luminose. A tal proposito vi mostro gli acquisti che ho fatto su Amazon, perché tra le cose che ho acquistato c'è l'istante anti-age nella colorazione 145 Warm Olive, che è questo. Come vedete è un colore più scuro. Sapete che recentemente ho riscoperto l'istante anti-age come correttore appunto per la zona del contorno occhi, ma una di voi che si chiama Clara mi ha detto appunto che lei ha acquistato questa colorazione per fare contouring, quindi ho detto ma sì dai proviamo, anche perché su Amazon era in offerta e ne ho approfittato. Il colore è questo, vedete che è un colore abbastanza neutro caldo, adesso lo vedete super pigmentato, ma una volta sfumato, diciamo, a parte che ne aveva usato pochissimo e sfumato col pennello, dà un effetto abbastanza caldo sul viso, ma comunque per la stagione in cui stiamo andando incontro secondo me è molto carino. Lo utilizzo molto spesso alternandolo o allo stick di neve o alla terra in crema di Fenty. Gli altri acquisti che ho fatto su Amazon sono un mascara, è di NYX, si chiama On The Rise. Ho acquistato questo mascara perché ne ho sentito parlare in un video di Ambra Jess, non so se la seguite, fa dei video tipo truccatrice reagisce, sono molto divertenti ma anche insomma sono belli, e ho iniziato a seguirla e in un video, adesso non ricordo chi fosse la persona famosa diciamo che utilizzava questo mascara, ma anche lei diceva che le piaceva molto ed è quello che sto indossando ora. Devo dire che subito, la prima volta che l'ho provato, mi aveva convinto molto, ma si sa che i mascara, utilizzandoli per la prima volta, non performano bene come dopo diverse applicazioni quando il prodotto si asciuga leggermente. Mi piace perché incurva le ciglia, volumizzante, allungante, per quello che costa, perché su Amazon devo averlo pagato intorno ai 7 euro, era scontato, adesso non ho guardato sinceramente sul sito di NYX, però ho detto vabbè per 7 euro si può provare e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta. Un altro prodotto è di Elemis ed è un balsamo struccante, è questo qua. Questa è una mini taglia da 20 grammi, ne aveva parlato credo sia Martina che Francesca. Francesca me ne aveva parlato di un acquisto appunto recente perché su Amazon era in offerta 7 euro. Ho dovuto aspettare perché era tornato a 12,50 e ho detto appena torna in sconto lo acquisto per provarlo. E quindi ho aspettato che tornasse in sconto e l'ho portato a casa con 7,50 euro. Vi lascio sempre il link in descrizione, ma spesso su Instagram vi metto i link di alcuni prodotti che sono in offerta, che magari conosco, che ho provato o che ho intenzione di acquistare. Quindi se non mi seguite su Instagram, a parte le offerte di Amazon, ma carico anche altri contenuti, venitemi a seguire e vi lascio sempre il link nell'info box. E questo devo ancora provarlo, quindi non vi so dire come sia, perché sto aspettando di finire altri prodotti, appena avrò finito lo testerò. Un altro acquisto che ho fatto su Amazon è il Physician Formula, il Butter Bronzer. Sapete che io adoro questo bronzer, ne ho un altro, la versione precedente, adesso hanno cambiato anche il pack, ma credo che il prodotto sia il medesimo. E che l'ho praticamente terminato, è difficile che io finisca un bronzer, ma quello l'ho veramente fatto fuori. L'unica cosa è che ho sbagliato il colore, nel senso che sul mio non c'era scritta la colorazione, quindi sono andata un po' a naso, ma è piuttosto chiaro questo, quindi magari cercherò di sfruttarlo di più nella stagione invernale. Provo a farvi uno swatch, ma è talmente chiaro che si vedrà poco, ma un po' si vede, quindi fa questa leggera ombreggiatura, ha questo finish satinato, questa consistenza cremosa che io adoro. Mi dispiace aver sbagliato il colore perché avrei dovuto prendere quello più scuro. Però siccome non avevo il nome sulla confezione vecchia, non avevo un riferimento e sono andata un po' a occhio.
Passiamo a un piccolo acquisto che ho fatto da Kiko, sempre in quel giorno in cui sono andata da Douglas. Mi sono fermata da Kiko perché Laura mi aveva consigliato di provare il Lip Volume di Kiko, appunto questo, che è un gloss rimpolpante che mi sta piacendo un sacco. Io avevo un gloss, ma era, diciamo, questo ha proprio questo effetto mentolato, l'altro che ho dà volume alle labbra, ma non ha questo effetto. E devo dire che mi sto trovando bene, è abbastanza idratante e mi piace l'effetto che lascia. In più ho voluto acquistare il lip scrub, che è questo appunto stick che va a scrubbare le labbra, vedete che è un po' consumato. Anche questo devo dire che per quello che costa è un prodotto valido. Tra l'altro, acquistando questi prodotti mi sono venuti in regalo due patch occhi alla caffeina, che però ho dimenticato di andare a prendere, li ho lasciati in bagno. Comunque erano appunto una coppia di patch occhi alla caffeina che non ho ancora provato, quindi magari vi saprò dire se sono validi o no. Direi di passare agli acquisti che ho fatto su Pinalli e per ultimo vi lascio l'ordine che ho fatto da Sephora. Da Pinalli ho fatto veramente, sono due ordini separati, due ordini piccoli, approfittando sempre di sconti, in cui ho acquistato Lola, uno degli dischi inglesi di Nabla. Sapete che adoro queste polveri ed è il blush che ho tamponato appunto su quello di Honest Beauty, bellissimo, ha un colore fantastico, me ne avevano parlato Giulia, Francesca e io ne avevo solo uno di blush che è Independence, ma è più invernale, e ne ho voluto acquistare uno che fosse un po' più estivo. Io adoro questi prodotti, lo sapete, li sfrutto tantissimo. Anche la terra l'ho veramente scalfita. Danno questa luminosità, si fondono perfettamente sulla pelle. Io adoro queste polveri e quindi ho voluto appunto prendere un blush anche per la stagione estiva. Insieme all'ordine del blush ho preso questa palettina di Nabla, che non è una novità assolutamente, mi pare che fosse uscita l'anno scorso d'estate, se non sbaglio, che è appunto la Cutie Palette Wildberry. Anche questa l'ho sempre voluta prendere, ma poi non l'ho mai acquistata. Poi l'ha acquistata Francesca, me l'ha fatto vedere, mi ha fatto vedere dei look che aveva realizzato. Ho detto: il prossimo sconto di Pinalli vieni a casa con me. E infatti l'ho acquistata, è bellissima perché ha proprio i colori che utilizzo adesso. Vado a utilizzare sempre questo nella piega. Poi magari nell'angolo esterno utilizzo questi due colori. Mi piacciono molto anche questi Bucolic Baby e Alchemy 2.0, anche se non ha una base colore, ma sull'occhio fa una figura pazzesca, fa proprio questo effetto bagnato, bellissimo. Ma sono tutti bellissimi questi ombretti e sono contenta di averla presa perché la sto sfruttando parecchio. E nel secondo ordine di Pinalli invece ho acquistato la Instant Bright CC Cream di Face D, che era scontata. Più o meno aveva lo stesso prezzo di Sephora e siccome volevo acquistare altre cose l'ho presa su Pinalli. Perché ho acquistato questa CC Cream? Perché in un ordine precedente, forse quello della palette e del blush, c'era un campioncino di questo prodotto e l'ho provato per 2 o 3 volte perché comunque nel campioncino ci ho fatto 2 o 3 applicazioni e sono rimasta scioccata. Nel senso che è vero, è una base leggera, dà questo effetto uniformante, non è un fondotinta, un po' come l'Aloe, un po' come Nabla, un po' come altri prodotti, ma va a levigare di più la pelle, cioè proprio questo effetto levigante. È un po' meno luminosa rispetto all'Aloe, l'Aloe ha più questo effetto più idratante, questa è una via di mezzo, quindi non è super luminosa, però dà tridimensionalità. Anche se qua c'è scritto appunto brighter, cioè è luminosa, ma non eccessivamente, ecco, per dire che va bene magari anche per una pelle un po' più mista. E appunto fa questo effetto smooth, che è la cosa che mi ha colpito di più. E qua c'è scritto che utilizzandola per 2 mesi dovrebbe migliorare la pelle,
Vabbè, adesso io questo non lo posso sapere perché ce l'ho da una settimana, quindi magari vi aggiornerò, però non utilizzandola proprio tutti i giorni perché sto testando questi prodotti per farvi il video, ma dovrei utilizzarla consecutivamente per 2 mesi per sapervi dire se fa qualche miracolo. Però a me quello che interessava appunto è questa base uniformata e questo effetto proprio levigante, ecco, levigante, come se avessi messo un primer. Io l'ho acquistata nella colorazione light, che è la stessa che avevo del campioncino, ma non è super chiara, quindi se siete molto più chiare di me, non lo so. Però andando verso l'estate, diciamo che a parte che non è coprente come un fondotinta, quindi si adatta, però diciamo che andando appunto verso la bella stagione, quando ci si abbronza un po' di più, magari può essere portabile anche da una pelle molto chiara. Ero indecisa appunto se prendere questa, la versione media, ma avevo paura di sfruttarla un po' meno. Comunque, se rimarrà in sconto su Sephora per 16 euro, magari quest'estate, se dovessi abbronzarmi un po' di più, magari acquisterò anche la colorazione più scura, anche perché comunque sono prodotti che io utilizzo per lo più adesso. D'inverno preferisco una base più coprente. Non eccessivamente coprente, ma queste fondamentalmente vanno bene per uniformare, ecco. E quindi diciamo che poi le accantonerò durante l'inverno. Quindi vedrò poi se acquistare la colorazione più scura o no. Siccome quando ho acquistato questo prodotto c'erano dei tipo dei saldi, quindi c'erano dei prodotti scontati fino al 30%, ne ho approfittato per acquistare la crema solare di Mulac. Questa con l'SPF 50 è una crema viso. Questa l'ho provata per qualche giorno, come vi ho detto è circa una settimana che mi sono arrivati questi tre prodotti. Devo dire che mi piace. Qua c'è scritto Water Gel, per me è una crema leggera. Vi faccio vedere che comunque è bianca, vedete, non è un gel trasparente. E diciamo che non vedo quella gran differenza fra questa e quella che sto utilizzando anche di La Roche-Posay, nel senso che adesso quando si stende non rimane bianca. Diciamo che come texture si assomigliano molto perché sono comunque due texture leggere che si assorbono facilmente, ma danno quelle idratazioni in più. Quindi se avete la pelle magari mista, io vi consiglierei di skippare la crema giorno e andare ad applicare direttamente l'SPF, che è comunque una crema anti-age perché vi protegge dalla causa principale del fotoinvecchiamento, quindi a tutti gli effetti una crema anti-age, ma appunto fare più strati, quindi siero, crema giorno, SPF. L'ho notato anche sulla mia pelle, che sapete che è più tendente al secco, ma quando poi esce il caldo, tende comunque a lucidarsi un pochino e diventa meno gestibile. Quindi per chi ha la pelle che si lucida più facilmente, vi do questo consiglio, poi vedete voi. Ultima cosa, di Mesauda, ho preso un primer occhi perché sto finendo quello di NARS e stavo provando altri primer che avevo lì. Io ormai ho finito quello di Smashbox, il 24 Hour, stavo finendo quello di NARS e volevo un primer occhi perché ne avevo preso uno di Astra, ma sinceramente per me è peggio che non metterlo, e quindi ho voluto prendere questo perché è un primer che appunto ha una base colore, quindi come piace a me va a uniformare la palpebra, non è super pigmentato come un correttore, adesso non so se lo vedete, ne ho messo anche poco, però insomma per farvi capire che ha una leggera pigmentazione, e devo dire che non è male perché l'ho messo su anche oggi e gli ombretti sono rimasti lì. Tende ad asciugare un po', questo sì, non è come un correttore che rimane più bagnato, che va settato con la cipria, questa si va a autofissare, quindi per chi non ha particolari problemi di palpebra secca va benissimo. Passiamo al mini haul di Sephora, mini perché sono solo due prodotti, sapete che Tarte è finalmente arrivata da Sephora, lo so che è un brand che magari ha dei prodotti che non sono delle gran novità. Però io sinceramente mi sono sempre trovata bene con i loro prodotti. Sapete che ho utilizzato il Tarte Shape Tape ed ero curiosa di provare
il nuovo Tarte Shape Tape, l'Ultra Creamy, però siccome appunto volevo provarlo e non sapevo bene come fosse, ho detto prendiamo la mini taglia. E quindi non c'era scritto quanto prodotto ci fosse dentro, tra l'altro c'erano tre colorazioni, ma la più chiara mi sembrava che potesse andare bene perché hanno le colorazioni diverse dal Tarte Shape Tape che io posseggo. Quindi ho detto va bene, prendiamo la mini taglia. Mi è arrivato a casa un campioncino da 1 ml praticamente. Infatti, quando ho aperto il pacco, ho detto che carini, mi hanno anche inviato un campioncino di quel prodotto lì. No, no, in realtà è la mini taglia, quella che per loro è travel size. Vendere 17 euro a 17 euro un prodotto che è un decimo della confezione normale mi sembra rubare i soldi alla gente. Purtroppo non c'era scritto che era un ml, altrimenti non l'avrei acquistato. Per quella cifra avrei preso direttamente per 28 euro, credo, per 10 euro in più prendo la full size. Mi dispiace perché ho fatto una cavolata io, ma purtroppo non era segnalata la quantità sul sito. Mi dispiace perché mi piace questo correttore, mi piace perché più sottile, più idratante, meno coprente del Tarte Shape Tape, quindi è perfetto anche per un contorno occhi più maturo, più secco. Non è super idratante, ma ha quella giusta consistenza, quindi non ha quell'effetto full coverage, ma soprattutto abbinato a dei prodotti di base leggera, perfetto, perché appunto se vado ad utilizzare un prodotto che praticamente va a uniformare e basta. E se utilizzassi un correttore full coverage si vedrebbe lo stacco, sarebbe terribile. Invece, appunto, andando verso una stagione in cui preferisco utilizzare delle basi molto leggere, anche il correttore si deve adattare al resto della base. Quindi trovo che questo abbia la consistenza perfetta perché, appunto, non è full coverage, ma va a coprire benissimo la zona del contorno occhi, rimanendo leggero e non andando a segnare. Ultimo acquisto che ho fatto è la Tartelette Juicy. Questa l'ho vista in diversi video dove appunto gli youtuber più famosi ricevevano un pacco di Sephora con i prodotti di Tarte e quando ho visto le colorazioni io sono andata giù di testa perché sono le colorazioni che io utilizzo di più, cioè i rosati e i marroncini. È una palette banalissima perché i colori sono proprio quelli da tutti i giorni, però sono i colori che appunto sfrutto di più, quindi ho detto vabbè proviamola. Ha un bellissimo specchio gigante e appunto le colorazioni sono queste. Come vedete ci sono i rosa, i marroni, si possono creare diversi look molto naturali, niente di eccessivo, niente di particolare. Come vi dicevo, è una palette proprio banale, nel senso che ha questi colori da tutti i giorni, anche perché adesso il mood per la stagione estiva è quello di truccarsi molto meno, quindi magari non andare a fare tante sfumature, magari utilizzare quegli ombretti one and done. Però mi aveva colpito talmente tanto che ho detto appena esce Tarte la compro e così ho fatto. Vi faccio qualche swatch. Diciamo che allora, gli ombretti matte sono validi, si sfumano facilmente, sono pigmentati. Gli ombretti shimmer mi hanno lasciato un po' perplessa, sono un po' secchini e non è che facciano chissà che cosa. Questo è il colore più scuro dei rosa, è satinato, un bellissimo colore e mi piace molto anche questo in realtà, anche se voi vedrete poco, perché rimane chiaro, però dà una bellissima luce sull'occhio. Però come vi dicevo non ha degli ombretti particolari, non ha delle texture particolari e poi gli shimmer sono secchi, a parte qualcuno, vedete che ci sono dei colori validi, tipo questo è bellissimo, ha proprio più pigmento, ma ce ne sono alcuni che sembra che non, cioè non si vedono tanto e addirittura ho provato a prelevarli col pennello, il pennello rimane pulito, vanno proprio presi col polpastrello perché sennò non rilasciano colore. La selezione colori mi piaceva tanto, però lasciano un po' il tempo che trovano gli ombretti, ecco, non so se la riacquisterei. Adesso vi faccio lo swatch di qualche matte. Vedete che comunque sono più pigmentati, rendono un po' di più. Sinceramente di questa palette
utilizzo più volentieri i matte, a parte alcuni shimmer, ma per il resto preferisco di gran lunga i matte. Per fortuna gli ombretti shimmer non sono tanti, quindi riesco a sfruttarla comunque per gli ombretti matte. Direi di aver finito con la carrellata dei miei ultimi acquistini. Come vedete sono piccole cose acquistate un po' per volta in quest'ultimo periodo in cui non sono stata qui sul canale con voi. Mi dispiace essere stata assente, ma a volte, appunto, come vi ho già detto, ho bisogno di prendermi delle pause perché non sembra, ma comunque creare dei contenuti su YouTube è impegnativo, ma io lo faccio sempre con molto piacere se non sarei qui. Non lo faccio per voi, ma lo faccio anche per me perché è il mio angolino dove mi sfogo, dove vi parlo della mia più grande passione, quindi lo faccio più che volentieri, ma a volte ho bisogno un attimo di prendermi delle pause. Però di solito su Instagram sono comunque più attiva, quindi se non mi seguite su Instagram trovate sempre il link in descrizione. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, un commento, magari per dirmi quali prodotti vorreste vedere in azione. Se vi interessa un tutorial sulla palette di Tarte, ditemi voi cosa preferite vedere per primo. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia perché era appunto un video un po' più chiacchiericcio del solito. E scusate se vi ho fatto un po' una filippica nella prima parte sugli integratori, ma è un argomento che mi ha un po' scombussolato in questo ultimo periodo, non solo me. Ma ci tenevo a darvi il mio punto di vista e quindi ho blatterato un po' su questo argomento. Spero di non avervi annoiato. Il video termina qui, spero di tornare presto con un nuovo video. Vi mando un bacio e un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.